sto per raggiungere Tommy e la mamma ad un parchetto, perché oggi vi parliamo di ciò di cui ci avete chiesto di parlare voi nelle stories di Instagram: la coppia. Dai, vieni, siamo al parchetto, raggiungici. In realtà a spendere soldi. Allora, il primo ostaggio è stato rilasciato, vero amore? E sei stato rilasciato, il primo ostaggio della mamma dentro il negozio. Quanti soldi ha speso? Eh? Quanti soldi ha speso questa pistolona? Entra. Entro. E oggi noi non parliamo della famiglia, ma noi parliamo della coppia, che è una cosa completamente diversa, è una cosa da tenere in considerazione, non dico completamente a parte, ma quasi, ha una vita sua, c'è una cura tutta sua, che non fa parte nello specifico dell'organizzazione familiare, ma ne diventa complementare. Mamma mia, quando sembro Bruno Vespa! Tra poco l'ultima puntata di Promessi Sposi. Grazie per aver ascoltato, buonasera. È una roba pazzesca. Senti, vai a fare il prof. E adesso consigli per gli acquisti. Per piacere, stiamo lavorando. Quindi, domanda secca e diretta: ma noi che coppia siamo? Siamo una coppia all'antica? Siamo una coppia moderna, ma nell'accezione positiva del termine? La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Si faccia una domanda, si dia una risposta. Ti devo rispondere? Sì, amore. Hai fatto un casino, non ho capito niente. Esiste adesso, grazie a due esemplari noti nel mondo dello spettacolo. Oddio. L'amore libero. Chi sono? Alex Belli e Soleil, la moglie, come si chiama. Quindi noi non siamo una coppia moderna, amore. No. Perché ti taglio la testa. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod. C'è altro che amore libero. Ma io non intendevo quello. Baci artistici, non ce ne... cos'erano artistici i baci? Sì, un bacio artistico. Baci artistici non ce ne diamo. Bacio di scena. Io non bacio artistico, io bacio forte. Siamo una coppia che ride tanto, scherziamo tantissimo, ci prendiamo per il culo un sacco, ci divertiamo tantissimo, litighiamo, ma non le litigate da... no. Ci punzecchiamo, forse, ecco, forse è il termine più giusto, ci punzecchiamo, e... però dopo un quarto d'ora è come se niente fosse successo. Facciamo il 99% delle cose insieme, quando il babbo non c'è perché via per presentazioni, comunque per lavoro, anche se uno dice sei via 24 ore, che a volte non sono neanche 24 ore, ci manca tanto, cioè sentiamo noi la sua mancanza e lui sente tanto la nostra, sente proprio quella di Tommy che la via, diciamo che sente la nostra mancanza. Organizziamo sempre tutto insieme, si decidono le cose insieme. È finito il monologo? Posto, sto zitto. Uffa, mi ha sgridata! Spesso si crede che, e non è sbagliato crederlo, che la disabilità aggiunga prove alla famiglia, quindi alla coppia. Però io farei un passo indietro, nel senso che comunque se una coppia è solida, per quanto la disabilità possa mettere alla prova la coppia, ma è superando le prove che la coppia conferma la propria solidità. Perché è facile dire che la coppia è solida, ma è successo qualcosa che l'ha disgregata. No, se una coppia è solida, poi ovvio. Ci sono le mille sfaccettature, tutto quello che volete, il mondo è bello perché è vario, siamo tutti d'accordo. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, se la coppia è solida, supera i problemi che gli si presentano. E la disabilità di un figlio, con tutto ciò che comporta, è uno dei problemi che si possono presentare in una famiglia e che possono minare le fondamenta di una coppia. Ma le fondamenta solide restano fondamenta solide. Io da questo punto di vista qua non indietreggio di un centimetro, sinceramente. Se tra due persone c'è amore, c'è stima, c'è comprensione, c'è gioco, c'è passione, c'è amicizia, c'è dialogo,
la coppia è perfetta per quanto riguarda me. Non, per come la vedo io, non bisogna andare a trovare la perfezione nelle altre cose. Che ne so, faccio un figlio, allora la coppia non funziona benissimo, faccio un figlio, magari la coppia funziona meglio, compro un cane, ipotesi, compro un cane che magari ci avvicina di più, ma non è un figlio, un animale o una casa a far andare d'accordo le persone. Noi andiamo d'accordo perché ci completiamo a vicenda. È arrivato Tommy e Tommy è tutto tra noi, no? Tommy è quello che ha reso la coppia ancora più bella. Però le aggiunte devono portare qualcosa in più alla coppia. Cioè la famiglia, quando una coppia decide di diventare famiglia, la famiglia deve portare qualcosa in più a quella coppia. Non deve essere qualcosa che rinsalda quella coppia. Altrimenti le fondamenta di quella famiglia, perché le fondamenta di una famiglia sono quelle della coppia, no? Quindi la famiglia va a fare un altro strato di fondamenta intorno alle fondamenta già esistenti della coppia. Ma se si pensa che le fondamenta della famiglia bastino a tenere in piedi la casa, non è così, perché ci vanno anche quelle della coppia, perché alla fine è la coppia che decide di mettere su famiglia le fondamenta di quella famiglia. Ci chiedono spesso, ci chiedete, ma voi non litigate mai? Partiamo dal presupposto che non è che quando litighiamo accendiamo le telecamere per farvi vedere che stiamo litigando, quindi è normale che se siamo in un contesto... Però potremmo farlo con la telecamera, quella che abbiamo in sala, a mettere un pezzo della nostra discussione. Ci denunciano. No, secondo me si mettono a ridere perché vedono 2 secondi che vai a quel paese, non ti sopporto, dopo 2 secondi c'è lì i bacini e i baciotti. Secondo me si mettono a ridere, altro che Sandra Raimondo. È normale che se è un momento in cui accendiamo la telecamera non ci vedete litigare, se siamo incazzati non accendiamo la telecamera. Però noi litighiamo tantissimo, cioè litighiamo, discutiamo tantissimo, perché è vero che siamo d'accordo su tantissime cose, quelle principali, quelle fondamentali, quelle che fanno, diciamo, il nostro pensiero di coppia. Però in realtà sulla quotidianità, sulle piccole cose, non la pensiamo mai allo stesso modo e siamo tutti e due convinti che sia l'altro a sbagliare. Lei per predisposizione, perché lei è convinta che lei sia l'unica portatrice di verità nel mondo e gli altri siano tutti stupidi, e io perché è un'ariete. È un'ariete. E io perché sono vergine. Lui perché è una vergine. Sono testardo, pignolo e ora. No, quindi qui noi ci scontriamo tantissimo. Però siamo coscienti. Non arriviamo al punto di litigare. No, ma perché siamo coscienti che dobbiamo affrontare cose molto più impegnative, che per le quali serve che noi siamo assolutamente uniti. Quindi le discussioni quotidiane non devono andare a minare altro, ma non è che ci impegniamo per farlo, una cosa ci viene naturale. Ecco, questo è l'altro discorso, che tutti dicono che la coppia bisogna impegnarsi. Sì e no, nel senso che è vero che comunque la famiglia, la coppia va curata costantemente, non è che si può sperare che vada da sola, siamo d'accordissimo su questo, no? Però è una cosa che deve, allo stesso tempo deve venire naturale. Cioè, se tu ti impegni, anche Tommy vuole dire la sua, cioè se tu sei costretto ad impegnarti per impegnarti, no? Il doppio impegnarsi non va bene. Cioè tu devi impegnarti, va bene, ma ti deve venire naturale. Se tu ti devi anche impegnare per impegnarti, e allora c'è qualcosa che non va. Io dico sempre che la vita è abbastanza complicata di suo, se poi me la devo complicare maggiormente, oh, ma non vivo più. No. Come diceva Bruce Lee, be water my friend. Sai cosa vuol dire? No. Sii acqua, amico mio, che in ogni contenitore nella quale tu la metti, lei ne prende la forma. Be water my friend. Sai come dico io? Scialla. Bella. A Bruce Lee, ma ragazzi, devi andare. Poi ovviamente, ragazzi, cioè, lungi da noi l'idea di insegnare qualcosa a qualcuno, noi vi stiamo solo raccontando quello che noi siamo, come noi la pensiamo e come noi viviamo la nostra vita. Non, eh,
non vuol dire che sia il metodo migliore, non vuol dire che sia l'unico metodo da seguire, ognuno poi ha le proprie piccole verità. Ecco, l'importante è trovare le proprie piccole verità e difenderle. O meglio, l'importante è trovare qualcuno che condivida le nostre piccole verità e difenderle insieme. Ti è piaciuta questa, amore? Bravissimo! E adesso aspiriamo Tommy, che c'ha un po' di buculetto. Oh, via privacy! Penso in questo momento, come eravamo allora, quindi senza Tommy, appena potevamo, smart box, niente di che, facevamo un sacco di weekend, eravamo spesso in giro, ci piaceva uscire, eravamo una coppia... Come i conigli! Vabbè, non metterla, non dirla così, mi fa diventare rossa. Guarda che ti guarda male anche tu, guarda! Oh, papà. No, amore, papà non lo fa più alla mamma. Per colpa tua. Lavoravamo come dannati e quello che guadagnavamo ce lo spendevamo come ci piaceva a noi. Esatto, sì. Avevamo sempre detto godiamoci la vita finché si può. Usciamo, andiamo, disfiamo, giriamo. A noi piaceva tantissimo andare a mangiare bene. Il fattore sessuale era attivo e col... Non c'ho la patatina. Con l'arrivo... siamo sempre andati d'accordo anche sì, da quel tantissimo. Punto di vista. Con l'arrivo di Tommy e le cose sono cambiate anche a livello di coppia. Tommy per gli amici censura. Con l'arrivo di Tommy le cose sono cambiate. Premetto però, noi facciamo tutto con Tommy. Cioè, se prima uscivamo, riuscivamo a farci un weekend tutti i mesi via, adesso non si può. Però noi abbiamo fatto viaggi di nozze con Tommy, noi andiamo negli agriturismi con Tommy, noi andiamo in montagna con Tommy, noi tutto quello che facciamo c'è Tommaso. Si è un po' rimodellato, come dicevamo, sì, anche nell'altro okay, video. Si è un po' rimodellato e quindi se mo non mi viene. La mamma vuole dire una cosa, ma non le viene. E che qui, se penso. Vai, brava. A come ti cazzi. No, non pensavo che oggi. Allora, la mamma, me lo assumo io, perché la mamma vuole dire che se gli avessero chiesto 10 anni fa, ma questo tipo di vita ti renderebbe felice? Lei non si sarebbe mai immaginata 10 anni fa che oggi avrebbe risposto? Assolutamente sì, felicissima. Io sto benissimo, io sono appagata, sono appagata di tutto ciò che ho. Sono appagata dell'uomo che sei, del papà meraviglioso che sei. Ma anche 7, 8 e 9. E niente, lui è pistola. Bisogna essere lungimiranti nella coppia come nella famiglia. Quindi chi se ne frega di chi ha sbagliato oggi, chi se ne frega di chi ha ragione oggi, chi se ne frega di come è andato oggi. Non distruggersi per l'oggi, ma costruirsi per il domani, senza presunzioni e robe di questo tipo. È così che noi andiamo avanti. Non significa, come dicevo prima, che facciamo meglio di voi, sicuramente con noi funziona. Non siamo individualisti, io vedo moltissime coppie, anch'io prima formavo delle coppie in cui si era individualisti, e poi lì è una gara in realtà. Noi non siamo individualisti, noi siamo due, anzi, tre. Siamo tre. E il nostro individuo è uno e trino, no? Noi siamo uni e trini. Sai cosa abbiamo di buono anche? Questo video non finirà secondo più, me, gente, perché la mamma gli viene sempre in mente qualcosa. No, non ci teniamo dentro niente. Noi qualsiasi cosa che dobbiamo dirci ce la diciamo. Non è che dico, vabbè, oh, sto zitta, chi se ne frega. No, e anche tu. Cioè, siamo quella coppia che anche la cavolata ne parla. Noi parliamo tantissimo. Lui a volte mi dice, amore, ma stai un po' zitta. Però è vero, quanto parliamo noi? Tanto. Tantissimo. Parliamo molto, assolutamente.
è molto importante. Questo è il tuo telefono, sì. Con la suoneria nuova che non riconosci. Sì. L'unica cosa sulla quale non ci sentiamo di dire che è che sarà così per sempre. Speriamo che sia così per sempre. Per adesso è così, viene abbastanza naturale, non è... non è... Mi stai ascoltando, amore? Hai patato? Mi stai ascoltando? Sembrava avessimo finito, infatti stavamo andando a casa, invece la mamma mi ha detto: ma non abbiamo detto una cosa importante. Che è importantissima. Che è importantissima. Sì. Qual è? Aspetta, c'è gente. La mamma si vergogna. Ancora non ha ben chiaro il fatto che influencer può fare quello che vuole. Così. Una cosa molto importante nella nostra coppia è che si è coppia a tutti gli effetti anche sotto il fattore casalingo. Francesco ad esempio si deve apparecchiare, apparecchia, si deve sparecchiare, sparecchia, fa i piatti, pulisce il pavimento, stira, pulisce dalla A alla Z il suo studio e non solo il suo studio. Aspetta un attimo, ma è un gatto morto? Ma dove? No. Starà dormendo, amore. Oh, mamma, che ansia. Così. È vero, guarda. Più verità, col cuore. Quindi anche sotto un fattore di coppia casalinga, siamo davvero una coppia unita. Quante volte lavi il bagno, ti metti a disfare i letti, cioè i compiti vengono divisi per equamente? Ma no, equamente no, nel senso che sì, equamente nella loro totalità. Poi nella nostra coppia nello specifico, Valentina si occupa più di me di cose pratiche relative alla casa e io mi occupo più di lei di cose tecniche relative alla nostra economia, alla nostra organizzazione, al di fuori delle mura domestiche, eccetera, eccetera. Però sei presentissima anche sotto un fattore di casa. Sì, sei sì, super, sì. Super presente. È casa mia. Cioè, ma non è scontato. Mica casa del vicino. Ma non è scontato tutto ciò. Dobbiamo andare a sinistra perché mi sa che ci siamo persi per Cattolica. Siamo persi per Cattolica, sì. Ma in sostanza, come la vogliamo riassumere tutta sta spatafiata di cose che abbiamo detto? Non lo so, forse non ha senso riassumerla questa volta, ogni singola parola che abbiamo detto è importante. Facciamo così, fateci sapere nei commenti come la pensate voi. Ah, e se volete vedere il vlog del viaggio di nozze. Cioè, in camper con Tommy, in giro per l'Italia. Anche perché io settimana prossima mi opero e può essere che non riusciamo a fare il video. Se invece ne carico uno già pronto, ciao!